Ciao e bentrovati sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo pane dove userò una farina che ho comprato in Trentino, una farina di farro integrale insieme alla semola. Vediamo questo accostamento, che pane ne uscirà. Seguitemi. Questa è la farina che userò, come vedete è una farina di semola pugliese insieme alla farina integrale di farro dell'Alto Adige di Bolzano. Eccola qua, vedete, l'ho messa, si vede nello stacco dei colori. Questo è il mio lievito madre che ho rinfrescato all'incirca 5 ore fa e quindi siamo pronti per iniziare. Farò un'autolisi, ecco qua, poi copro e lascio mezz'ora, la classica autolisi, vi metto poi il link in alto di come farla. Dopodiché io vado, metto tutto in planetaria, metto il lievito a pezzettini, però voi se volete potete farla tranquillamente a mano, questo impasto. E poi, ecco qua, una volta messo il lievito, metterò l'acqua rimasta. Metto il gancio, se volete anche la foglia va bene. L'acqua ci regoliamo, io alla fine poi ne ho messa 4,50 in base alla farina che userete, al tipo di farina può variare 4,50, 4,60. Siamo presso a poco al 77-78% di idratazione. Bene, giro. Dopo aver finito di mettere quasi tutta l'acqua, metto anche il sale. E poi l'ultimo goccio di acqua e continuo a girare. Ok, faccio incordare all'incirca 10 minuti. E poi faremo tanto comunque delle pieghe in ciotola, così va bene, anche meno di 10 minuti. Bene, ho messo in questa ciotola dove ho messo un goccino d'olio, l'ho oliata un pochino e qui farò due giri di pieghe in questo modo. Porto i lembi al centro, vedete è molto morbido, il farro comunque rimane morbido, rimane sempre un pochino morbido l'impasto. Faccio riposare mezz'ora tra una piega e l'altra e poi faccio così, ecco, possiamo fare anche le pieghe così, o in ciotola, oppure direttamente sul piano di lavoro se vogliamo. Io adesso sto facendo in ciotola, ma se volete, ecco, potete fare le pieghe sul piano di lavoro. Ok. E adesso lo metto nella ciotola, copro e lascio lievitare 4-5 ore. Vediamo il tempo che ci vuole. Eccolo qua, vedete, l'ho lasciato naturalmente a temperatura ambiente. E adesso non fa più tanto caldo, quindi possiamo lavorare direttamente a temperatura ambiente. Allora, adesso giro sul piano di lavoro, ho messo appena poca poca semola sotto, un pochino me la metto sulle mani perché vedete è molto morbido l'impasto, forse andava bene anche un po' meno idratato. Adesso faccio le classiche pieghe, le farò per due volte, copro con la ciotola, aspetto mezz'ora e rifaccio la piega, quindi per due volte. Ho fatto delle pieghe. Adesso lo formo direttamente senza toccarlo molto perché lo tocco poco, lo allargo e lo piego e faccio direttamente una forma
Vedete che è ancora un pochino appiccicoso, ma questa è la caratteristica del farro. Sì, magari se volete mettete meno acqua. Io vedete, non è che sto lì a personalizzare, magari se sbaglio qualcosa devo rifare il video, no, vi faccio vedere anche gli errori. Poi alla fine vediamo il risultato, però vediamo come viene questo pane. Quindi vedete, ho piegato poco, l'ho messo nel cestino con tanta semola e lo lascio ancora in lievitazione. Lo copro con un telo, con questo suo telo, poi metto un canevaccio sopra e lo metto dentro il forno spento, così non ci sono correnti di aria. Bene, eccolo qua, sono passate all'incirca 3 ore, credo, 3 ore e mezza. Naturalmente dico all'incirca perché voi poi vi regolate in base alle temperature che avete in casa, in base alla stagione, quindi i tempi miei sono sempre relativi, regolatevi, insomma, deve aumentare di volume, deve crescere, ecco. Allora, ho già acceso il forno a 250 gradi con due spruzzi di vapore. Adesso procedo come al solito su carta forno con la pala che farò scivolare dentro la teglia del forno. E ho messo un po' di semola sopra, senza disegnini perché è troppo morbido. Non credo che riesco a fare i disegnini, quindi farò un taglio e basta. Ok. Marco ancora un pochino di traverso e così e affondo un pochino. Ok. Bene, faccio scivolare nel forno e vado all'incirca per 50 minuti, però andrò a scalare man mano che vado avanti. E quindi, che so, 250, 230, 220 e 200. Eccolo qua. A noi, come sapete, piace ben cotto, quindi se volete però invece di 20 minuti e 250, fate 15 minuti e scalate subito. Aspetto che si fredda e poi taglio. Ed eccolo. Beh, io direi che è venuto molto bene. Sì, molto bello e poi è molto molto profumato. La fetta si presenta benissimo. Sì, sono soddisfatta. Devo dire che anche se era un pochino morbido, invece è venuto molto bene. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Vi invito a condividere il video, a farlo girare, così aiutate a far crescere il canale. Sapete che io sono sempre un po' dubbiosa se continuare, a fare video, a continuare a tenere aperto il canale o mollare. Quindi aiutatemi a far girare i video, lasciate un like, per chi non l'ha fatto, se vuole può iscriversi al canale. Ciao a tutti e ci vediamo, spero presto. Ciao ciao!